agricola Salera nasce comunque col papà, che è comunque produttore da vita perché è un contadino di famiglia. Poi ha comunque le aziende, le ha acquistate sia a Bergamo che a Pavia, dove poi abbiamo differenziato la coltivazione dalle farine ai cereali e poi in ultimo anche i risi. La coltivazione viene fatta in maniera molto naturale, così anche la lavorazione, che viene fatta tutta a pietra. Seminiamo comunque dei particolari prodotti, tra cui i mais, che sono mais invecchiati, risi che hanno comunque un DNA controllato, e poi tutti questi vengono lavorati a pietra o macinati a pietra. Grano antico che viene volgarmente chiamato Camut, ma Camut è un marchio registrato che tanti non sanno, ma il vero prodotto all'interno è il grano antico, tra cui oltre al grano antico noi seminiamo anche tutte le altre qualità, grano saraceno, il miglio, l'avena, la segre, che ad oggi abbiamo visto sono molto ricercati anche la ristorazione. E noi facciamo sempre ogni anno un evento in azienda, in una delle aziende che è a Pavia, dove facciamo anche la lavorazione, così facciamo conoscere la produzione del nostro riso, la coltivazione e la lavorazione, e facciamo parte della Federazione dei Cuochi Italiani, vengono invitati anche loro e si fa poi questo trofeo Salera, dove su una degustazione di 15 o 20 risotti si dà il premio Salera. A luglio, perché così si può vedere la crescita del riso e poi tutta la lavorazione fino alla degustazione del risotto in questo caso. Eu e você, em volta da fogueira.